Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? Io penso che non si possa escludere che sia in campo ancora il professor Monti, che ci sia una ragione di continuità. Quello che penso sarà inevitabile è che questo assetto politico sarà molto condizionato dal ruolo di questo governo e vedo in prospettiva una scomposizione con la partecipazione alla vita attiva di diversi esponenti di questo governo. Ma il prossimo presidente deve essere uno pragmatico, deve essere uno disposto a dare una grande discontinuità alla politica e proposte che i cittadini trovino immediate, vicine. Non ne vedo molti in giro per ora. E chi sarà il prossimo presidente della regione? Non ne ho la più pallida idea. Credo che realisticamente le elezioni potrebbero tenersi nel 2013. Sono convinto che Roberto Formigoni sceglierà il passaggio nazionale. Mi auguro che si candidi Tabacci, così forse vinciamo. Mi scusi, ma dove abita Milano? Fuori o dentro l'area C? In Piazza Velasca, quindi abito dentro. A Bergamo, un quartiere di periferia dove da poco è arrivata la metropolitana, quindi ci sentiamo già in centro. E come gira per Milano? Mi muovo con la 500, diversamente prendo qualche volta il taxi, capita raramente di usare la macchina di servizio, se no quando devo andare in aeroporto. Con il mio scooter, è un Beverly di 5-6 anni fa. Mi dica due cose di cui si deve occupare il comune. Deve occuparsi dei più deboli, deve occuparsi degli anziani e dei bambini. Un altro aspetto importante è quello della promozione della cultura e della capacità di un'istituzione come quella comunale di coinvolgere i privati e di fare una gestione che riesca a mobilitare risorse. Ma il comune deve occuparsi di far fare invece che fare come ha fatto fino adesso e di investire sul futuro. Si iscriverebbe al partito dei tecnici cui andrebbe, secondo Repubblica, il 22% dei consensi? Io non credo che il professor Monti sia un tecnico. Io penso che il professor Monti sia un politico molto raffinato. E se questo fosse il partito a cui aderirei senza pensarci su due volte. Mai. Una piccola curiosità. Al posto di Pisapia avrebbe querelato Libero il giornale? Personalmente no. Io devo dire che il massaggio a cui Pisapia viene sottoposto da questi due giornali può apparire a tratti anche molto fastidioso. Ma quella querela è ridicola e dannosa per l'Italia. L'House of Freedom considera il livello di libertà di stampa in Italia al pari di quello della Bulgaria, figuriamoci adesso. Altra curiosità, lei è un sitav o un notav? Beh, non lo so, anzi guardo a quello che sta avvenendo in Val di Susa con grande preoccupazione. Assolutamente sitav sì, per le infrastrutture, perché l'infrastruttura è ciò che collega l'Italia e Milano al mondo, indispensabile. Sposerebbe una coppia di amici etero? Preferisco che lo faccia il prete questo lavoro, però mi è capitato una volta sola e so che magari ci sono molti colleghi che anche nel passato facevano una collezione di... non è tra le mie aspirazioni. Li inviterei a incontrare il Cardinal Scola per capire cosa significa la relazione tra persone, che valore ha e che opportunità rappresenta per ciascuno. E una coppia di omosessuali? Questo penso proprio di no. Io penso che si possa andare verso un'estensione dei diritti civili, soprattutto sul terreno della solidarietà civile. Penso che sia un atto umano che debba essere considerato e rispettato in tutta la sua profondità. Quindi le ragioni affettive non hanno solo attinenza alla sfera della procreazione. Vi farei lo stesso invito. Carlo De Benedetti dice di stimare Bersani, ma nello stesso tempo che è meglio quello di Crozza. Secondo lei ha ragione o ha torto? Bersani è tra l'altro una persona simpatica, ma Crozza ha fatto di Bersani
insomma, ha costruito una figura che televisivamente appare come irripetibile. Diciamo che qualcuna delle battute che Crozza poi ha amplificato, Bersani le ha dette davvero. No, di Crozza mi piace di più Gigi Marzullo, a dire la verità. Tra il caso Ruby e le intercettazioni che si leggono sui giornali, secondo lei cosa nuoce di più alla democrazia? Io sono perché il giornalismo si è messo nelle condizioni di poter raccontare le cose. Ma un certo approccio della stampa, hanno capito, io l'ho scoperto l'altro giorno guardando un video, che esiste questa amigdala, questa parte del cervello che si stimola facilmente quando si parla di cose negative. Ecco, la stampa stimola l'amigdala per rovinare tutto. Qual è il primo giornale che legge al mattino? Il Corriere, la Repubblica, il Sole, la Stampa. Twitter. Su Twitter c'è la rassegna stampa, ciascuno fa la sua e seguendo le persone giuste si riesce ad avere uno spaccato significativo. Un giochino. Completi questa frase. Saviano è? Io di Saviano ho grande considerazione, quindi mi piace il modo come scrive, anche le battaglie che ha fatto. E lo trovo anche una persona molto equilibrata. Ma Saviano è un giovane opportunista, furbo, che secondo me inopportunamente ha ottenuto la cittadinanza milanese. Ci sono ancora poteri forti a Milano? Poteri forti oggi in realtà non ne vedo, il che non significa che non ci siano delle persone o delle istituzioni che hanno una capacità di influire, ma a Milano può influire di più il sindaco della città piuttosto che il presidente della regione, o può avere un ruolo molto importante il presidente della fondazione Cariplo, più che i singoli banchieri. Io trovo che un'intervista di Guido Rossi ha un potere rilevante, oppure quello che poteva essere prima un articolo del professor Monti su Quella della Sera. Quindi oggi posso ragionare sul fatto che, sempre per rispetto alle cose, un articolo di Mucchetti sul Corriere della Sera è in grado di avere un'incisione sul muoversi anche degli interessi in campo molto rilevante. Poteri forti ci sono e rispondono al rapporto diretto con alcuni uomini della Giunta, in particolare al sindaco Pisapia. E Todi, la strada giusta per i cattolici in politica? Non ho ricavato una grande impressione da Todi. Ancora prima che il fatto avvenisse, l'avevo trovato molto come una rincorsa a un tempo che non ci vedeva protagonisti, e quindi anche quel tavolo fatto degli esponenti, delle categorie o dei gruppi messi insieme così apparivano come il tentativo di scimmiottare quella che è stata la grande idea della Democrazia Cristiana. È vero che c'erano i coltivatori diretti, i commercianti, gli artigiani, gli industriali, i lavoratori dipendenti, ma è vero anche che, pur avendo delle rappresentanze anche dirette in Parlamento, la mediazione politica era alta, era forte. Io a Todi non vedevo nessuna mediazione politica. Ma Todi è un tentativo che mi sembra che si sia rallentato dopo la venuta di Monti al governo. Credo che altri tentativi potrebbero essere più efficaci. Dove ha mandato i figli a scuola? I figli sono andati alla scuola pubblica e sono stati tutti e due al liceo classico di Mantova. E poi uno si è laureato all'Università Cattolica di Milano e il secondo alla Bocconi. I miei figli sono in una scuola vicino a casa mia, che è una scuola privata, dove pago tanto, ma è garantita, a mio modo di vedere, una continuità educativa rispetto alla mia famiglia. Ha mai conosciuto Don Verzé? No. Ovviamente non posso escludere di averlo incontrato in qualche cerimonia pubblica, ma non l'ho mai incontrato personalmente. No. Si ricorda il colore di vestito di Belen quando scendeva le scale dell'Ariston? No, per chi l'ha vista sicuramente l'avrà mandata a memoria. Mi sembra fosse il vestito rosa e azzurro. Il festival non l'ho visto più volte sui giornali e in televisione, però evidentemente si ricorda ben altro di Belen. E si ricorda anche una triste comparsa di Celentano. Fuori da Milano, chi è il sindaco che stima maggiormente? A me dà molto affidamento
Fassino a Torino perché lo conosco, perché so che così come mi piace, sono molto amico anche di Tosi. Il sindaco di Verona è, diciamo che se dipendesse da me lo sosterrei apertamente. Me ne piacciono due. Mi piace molto Tosi a Verona e mi piace Renzi a Firenze. L'anno prossimo ancora Merkel in Germania? Io penso di sì, anche se aggiungo che la Merkel mi auguro che recuperi la profondità della esperienza di Helmut Kohl. È un po' presto, però la Merkel sinceramente non mi è molto piaciuta per le conseguenze che la sua politica ha avuto sul nostro paese e sull'Europa. Se fosse Berlusconi, che progetto di vita si darebbe adesso? Sul piano personale, lo conosco da molti anni, devo dire che mi ha sempre fatto una grande simpatia. Politicamente non ho nessuna stima. Certamente è un esempio, uno stile, un modello che non ha fatto bene all'Italia, altro che il vitello d'oro, insomma, è qualcosa che non mi convince, quindi non ho consigli da dare, ma credo che in Italia lui, invece di realizzare un sogno per gli italiani, abbia determinato le ragioni di un incubo. Ma se ha ancora voglia, tenterei al posto suo di fare il Presidente della Repubblica, comunque sempre il Presidente del Milan. SEA, come la vede nei prossimi anni? La SEA è una grande azienda milanese e sono convinto che avrà possibilità di ulteriori successi se il suo lavoro si incardinerà all'interno di un piano aeroportuale che riguardi un po' tutto l'Alta Italia, che SEA oggi controlla direttamente gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate e dà una partecipazione del 30% nella SAGU di Bergamo. E io penso che la società possa espandersi ulteriormente sia incrociando partecipazioni con l'aeroporto di Torino, ma anche con Brescia e con Verona. Perché? Perché secondo me questa piattaforma aeroportuale dovrebbe essere organizzata non sul piano della concorrenzialità tra siti, ma della integrazione tra di loro. Ma un conto è affermare oggi il principio che per gestire una struttura lo debba fare direttamente il comune. Ecco, io questa visione, questa funzione strategica che deve essere affidata in capo ad un azionista non solo determinante, ma assolutamente maggioritario nel Comune di Milano, io questo non lo vedo. Io penso che il Comune debba essere sempre di più una istituzione che regola i servizi e che gestisce direttamente quelli che appartengono ad esempio alla mobilità interna alla città. Male, male soprattutto dopo le vicende di questi giorni, e se il percorso di questa giunta continua ad essere così poco trasparente e così poco attento all'interesse e al bisogno della gente, proprio male. E A2A? A2A è un'azienda che può diventare nella generazione protagonista assieme ad altri del secondo gruppo italiano se riuscirà a mettersi insieme per la parte di generazione a Viren o qualche altro e poi c'è un problema di riorganizzazione al suo interno perché c'è un appesantimento sul terreno della struttura dei dirigenti, ci sono tutta una serie di cose che possono però essere adeguatamente corrette. Ecco, io vedo che questa è già una partecipazione che ha un valore un po' più strategico rispetto a quella delle autostrade e a quella dei che a quella degli aeroporti. Ciononostante non significa che necessariamente vi debba essere un controllo pubblico assoluto, anzi io penso sempre che queste società che già sono quotate in borsa hanno bisogno di poter accedere alla ricerca di capitali, di equity, di capitali di rischio in modo da coinvolgere. Quello che deve essere preservato è che la gestione deve essere seria, affidata a dei manager di grande qualità.
A2A ritengo non sia più, come del resto sia, opportuno che abbia una partecipazione comunale, perché la partecipazione comunale non dà vantaggi ai cittadini e frena lo sviluppo dell'azienda. Entrambe le aziende le vedrei privatizzate in un mercato libero controllato. Ha mai avuto un conto in Svizzera? No. Mai, non ho soldi. E una casa all'estero? C'ho una casa a Quistello e c'ho un appartamentino a Milano. Neanche, faccio fatica a pagare il mutuo di casa mia a Milano. Tra i politici, quale donna inviterebbe a cena? Certamente le donne di questo governo mi hanno, non solo mi incuriosiscono, le conosco molto bene tutte e tre. Sono tre donne che si possono tranquillamente, c'è da imparare. Ecco. Ma direi la Fornero, mi sembra un tipo veramente interessante. Reciti un pezzo di una canzone di Celentano. Il ragazzo da Via Glu, che per le parole precise non le ricordo, ma ricordo il fatto di questo ragazzo che era partito per la città e poi quando torna invece del verde trova il cemento. Oddio, tutte quelle che mi vengono in mente non mi piacciono perché sono tutte qualunquiste. Me ne viene in mente una che è attuale ancora, ma non mi ricordo il testo di preciso, che è Svalutation, che mi piace perché è molto attuale. Cioè si svaluta tutto, il buco del bilancio dello Stato è sempre lo stesso, la benzina cresce, siamo tutti più poveri. A proposito, secondo lei i preti e i giornali cattolici dovrebbero parlare più dell'aldilà o dell'aldiquà? Ma io non penso ad una religione come espressione di qualche cosa che è metafisico, di qualcosa che è solamente spirituale. Io penso, come mi ricorderebbe Don Mazzolari, c'è il vissuto, quindi credo che sia dovere anche dei grandi giornali, delle riviste cattoliche, di occuparsi, dedicarsi alla realtà della vita, al dovere, insomma, anche per non astrarci. Ma io ritengo che non si possa parlare dell'aldilà senza parlare dell'aldiquà, altrimenti si è astratti e poco interessanti, per me sicuramente, ma credo per chiunque. Prega? Non lo faccio con la continuità che sarebbe dovuto. Io prego tutti i giorni, prego più volte al giorno e cerco anche di andare a messa tutti i giorni. Prega qualcuno in particolare? No, anche perché io vengo da una famiglia dove le immagini sacre erano interpretate secondo le finalità che gli si attribuivano nella difesa di alcune funzioni. Questi santi, ognuno dei quali aveva una funzione. Beh, prego Dio e prego Dio che ho incontrato. Io sono cristiano cattolico e quindi dentro la mia storia Dio è un Dio incarnato. Cosa chiede a Dio? Di conservare il tentativo che ho fatto di cercare di essere una persona seria, però questo dipende molto dalle condizioni della vita, di essere una persona seria, di potersi definire una persona per bene. E questo, ovviamente, c'è bisogno che qualcuno ti stenda una mano protettiva, perché non è che è automatico, non basta né volerlo né desiderarlo. Di farsi vedere, di farsi incontrare, di farsi diventare sempre di più per me, di continuare ad essere per me una possibilità di esperienza quotidiana. Siamo fatti da Dio e con Dio voglio vivere la quotidianità della mia vita. Dove andate in vacanza? Faccio vacanze in posti dove non c'è il, come si può dire, non c'è la pressione dei media e non si fanno cattivi incontri. Lo scorso anno sono andato, ad esempio, in vacanza, l'altro anno sono stato in vacanza in Nuova Guinea, ti assicuro che non ho incontrato nessuno. L'ultimo anno sono stato in Grecia, in un'isoletta della Grecia, prezzi bassi, un lungo viaggio in traghetto, sono circa 36 ore di viaggio, ma si sta bene, un bel posto. Comprereste un'auto usata da Di Pietro? Sì. Il riferimento è alla Mercedes, queste cose di cui ho sentito, ho letto, e allora la risposta è no, non la posso comprare. Lui oggi dovrebbe essere quello che sviolina con i contestatori dell'ottavo piuttosto che con quelli
della Fiom, ma mi pare che il suo modo di pensare, le sue idee, anche il suo modo di essere, lo portino a fare il capopopolo di un popolo che lui non vorrebbe guidare. E quindi è una contraddizione di una certa pesantezza, perché mi sembra più. Poi si presta a delle situazioni che anche a lui sono difficili da governare, pur essendo dotato da indubbia furbizia contadina. Mai. L'ultimo libro letto? Romanzi ne leggo pochi, sto leggendo libri di economia. La versione di Barney, un bellissimo libro, l'ho letto dopo aver visto il film, che mi è capitato di vedere una notte su Sky. Un bellissimo libro perché parla del limite umano e della grazia che capita attraverso incontri eccezionali nella vita. Vai in palestra? Poco, vorrei andare di più. Non sono moderno da questo punto di vista e quindi non comincio al mattino con la corsa come fanno questi che si sono un po' americanizzati. Non riesco, non ho tempo. Un politico con qualche incoerenza morale può battersi per i valori non negoziabili secondo Benedetto XVI? Cioè, io intanto diffido molto degli atei devoti. E anche di un certo radicalismo che affonda le sue radici nell'anticlericalismo. Queste sono cose che non mi convincono neanche un po'. Il caso dell'Eluana Englaro, visto che vi sono stati degli eccessi, tra l'altro era Saccone il principale vessillifero di questa linea, e io in quel periodo pensavo anche ai tanti respingimenti che noi facevamo come se fossero invece non esseri umani, ma come se fossero animali. E questa è una cosa che la coscienza cristiana dovrebbe tenere in grande evidenza. Un politico come un uomo senza incoerenze morali non esiste, quindi certamente sì che può battersi, anzi non sarebbe possibile altrimenti. Domenica, negozi aperti o chiusi? No, io sono perché i negozi sono aperti, se c'è la possibilità di tenerlo, anche perché penso che la domenica non debba vedere la città morte. Io amo che le città siano vive. Ma io sono per la libertà, ritengo che ogni libertà sia un valore aggiunto per tutti, che ci sia l'opportunità di aprirli, dopodiché ciascuno decida. Non credo che riduca la consistenza della famiglia, non credo che riduca la possibilità del riposo per ciascuno, credo che certamente la riduzione di burocrazia e la liberalizzazione riduca i costi del pubblico e aumenti la possibilità di mercato. Ho letto le prese di posizione del cardinale, evidentemente mi mettono in discussione. Il dolore più grande provato? Ma recentemente è morto mio padre e poco prima mia mamma, quindi certamente quei due. E la gioia? La nascita del primo figlio. E la nascita dei figli, ne ho quattro e sono stati sempre momenti eccezionali.